Ed eccoci qua, bentornati a Closing Bell e Fonti. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando i listini europei in questa ultima ora, ovviamente di seduta. Il DAX di Francoforte recupera terreno perché in questo momento è pochissimo sotto la parità, soltanto dello 0,02%. Il CAC arancè dello 0,20%, il FTSE MIB meno 0,22%. Poi andremo a vedere velocemente anche i settori del FTSE MIB, però già dalla nostra piattaforma possiamo notare che il comparto bancario in sofferenza, invece abbastanza misto il comparto energetico che è stato il grande protagonista delle ultime settimane. Bene Moncler, seconda giornata, ovviamente di rally dopo l'annuncio dell'acquisto di ieri. In questo momento guadagna quasi il 2%, STM ben sotto la parità, e come possiamo vedere il comparto energetico molto misto con Tenaris che guadagna lo 0,35% insieme ad Eni più 0,32% e Saipem abbastanza piatta questa seduta, però poco sopra la parità. Per quanto concerne il comparto automobilistico, l'FCA cede lo 0,18% e Ferrari meno 0,35%. 0,03%. Sulla fronte mercato obbligazionario, il decennale italiano è il rendimento del decennale italiano è sotto lo 0,6%, 0,58 in questo momento. Lo spread tra il BTP e Bund a quota 119 punti base. Interessante anche il decennale americano, il T-note, in questo momento cede leggermente, però rende lo 0,9, che è ben bello fermo a questo livello già da un bel po' di giorni. Andiamo a vedere come si stanno comportando anche i listini americani. Un'apertura sottotono continua anche in questo momento. La seduta in calo, nonostante le parole molto positive della FDA che ha detto Pfizer il vaccino è efficace, il vaccino di Pfizer e BioNTech è efficace e sicuro. Questo è il primo rapporto di Pfizer della FDA, scusate, che indica che il vaccino di Pfizer e BioNTech potrà essere approvato entro la fine di questa settimana. Intanto però Dow cede a 13 punti, il Nasdaq meno 0,4% e anche l'S&P 500 poco sotto la parità. Andiamo intanto a vedere anche a Pfizer e BioNTech che sono i grandi protagonisti per quanto riguarda appunto questa notizia. Pfizer in rialzo quasi del 2% insieme a BioNTech, ma attenzione perché chi guadagna di più dopo questo annuncio è Moderna che è in rialzo quasi del 5%. Torniamo in Italia perché stavamo dicendo proprio prima della pausa pubblicitaria che sono ore decisive per il governo. Su più fronti, da una parte abbiamo il recovery fund, dall'altra parte abbiamo la riforma del MES. Intanto, secondo quanto riporta la Repubblica, c'è un stallo molto importante, appunto a livello di recovery. Il governo in stallo sulla governance per il recovery fund e salta il Consiglio dei Ministri previsto per oggi pomeriggio. Il pre-consiglio cominciato ieri alle 20 e durato fino alle 2 di notte, non ha fatto registrare passi avanti sull'intesa tra le forze di governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha posto il veto sulla task force pensata dal Premier, conferma le tensioni interne all'esecutivo. La struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone, dice Renzi al TG2, ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, a chi soffre. Se le cose rimangono come sono, voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona. Circa il rischio di una rottura, spero proprio di no, ma temo di sì. Quindi questa è la situazione. Italia Viva e Movimento 5 Stelle contro il piano che ha presentato Conte per quanto concerne il recovery fund. Perché la situazione è abbastanza. Tra l'altro abbiamo visto ieri il piano in chiusura del Closing Bell, due punti molto principali: investimenti green e la digitalizzazione, ovviamente, dell'Italia, come anche un sostegno forte ma più moderato rispetto a queste due fasi di cui vi stavo parlando, e anche il rafforzamento della sanità che in questo momento è decisamente in difficoltà. Non piace però il piano al Movimento 5 Stelle, soprattutto per quanto concerne la riforma del MES. Attenzione perché domani è il voto in Senato, appunto sul fronte interno. Domani è atteso il voto cruciale sulla riforma del MES, prima che il Premier Giuseppe Conte partecipa al Consiglio UE in piena pandemia e con la legge di bilancio ancora da chiudere. Il voto potrebbe mettere a rischio la tenuta
tenuta della maggioranza. Questa è la situazione in Italia, molto molto delicata, perché appunto non si può presentare l'Italia giovedì al Consiglio europeo senza un'approvazione sia del piano recovery sia la riforma del MES. Se si presentasse potrebbe essere una situazione, ecco, molto molto complicata e delicata per l'Italia, che è già in forte difficoltà, visti anche le ultime stime sia dell'Istat ma anche dell'Ocse. Noi siamo in compagnia di Filippo Ramini e di Giotto Celino Sim, giusto per scoprire quale potrebbe essere l'impatto sui mercati, appunto vista l'incertezza degli ultimi giorni. Buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori e buona festa dell'Immacolata, anche a noi che stiamo lavorando. Esatto, i mercati però non riposano, infatti siamo in un momento molto delicato per più di un motivo che ho citato proprio pochi secondi fa, però vediamo un impatto molto relativo sulle borse, in particolar modo sul FTSE MIB che cede soltanto allo 0,20%, ma se andiamo a vedere il decennale italiano si può dire che va tutto bene, ma non va tutto bene. Come mai questa discrepanza tra la situazione reale e ciò che accade sui mercati? Perché lo si può leggere con tre lettere, BCE, che è questo un po' quello che sta guidando il mercato adesso, e quindi si aspetta con grande attenzione la riunione della BCE di giovedì, su cui la stessa Lagarde ha risposto moltissime aspettative. Dopodiché il mercato pensa anche alla possibilità di una soluzione a quella che è un'altra delle problematiche sul terreno, perlomeno in campo europeo, che è rappresentata dalla Brexit, e non dà per niente, non pensa a un problema la situazione di tensione che stiamo vedendo all'interno del governo, perché una soluzione, un'eventuale crisi di governo, diciamo che non converrebbe assolutamente a nessuno. D'altronde l'Italia è sempre stata abbastanza marginale, quindi i mercati preferiscono focalizzarsi sugli aiuti della BCE, e infatti anche lo spread, la riduzione dello spread ulteriormente intorno ai 110 punti oggi è un segnale, va in quella direzione, e preferiscono tralasciare appunto le problematiche politiche che vanno a incidere abbastanza poco. Certo è che le faccende sul terreno sono moltissime. Come dicevo, c'è il Recovery Fund, c'è la Brexit, c'è la BCE in Europa, e in America invece abbiamo le tensioni Cina-Stati Uniti, l'aumento dei contagi, e tra parentesi vorrei anche sottolineare che il VIX, l'indice della volatilità, è tornato sui livelli che avevamo visto a febbraio dello scorso anno. Anche in questo caso il mercato sembra già, soprattutto quello americano, sui massimi, sembra per l'appunto scontare già il vaccino per la prossima primavera, e guarda con grande interesse a quello ovviamente che farà anche la Federal Reserve nella riunione della settimana prossima, anche se ovviamente ci sono un po' di vendite legate al fatto che gli aiuti, il possibile piano di aiuti fiscali al momento sembra nuovamente bloccato. Stiamo a vedere se da qua al 31 dicembre potrà succedere qualcosa. Assolutamente sì, andiamo a vedere intanto la performance del FTSE MIB che è sopra i 22.000 punti. Che cosa segue in questo ultimo capitolo dell'anno? Ma direi che c'è una, dopo il rialzo clamoroso che abbiamo visto a novembre, lo ripeto, dai 17.700 siamo arrivati ai 22.400, siamo quasi su 24 punti in un mese. Automaticamente ci sta questa fase di consolidamento che stiamo vedendo ormai da un paio di settimane tra questo 21.700 e 22.400. Probabilmente il mercato attende sia di capire cosa succederà negli Stati Uniti, o per l'appunto attende di capire cosa succederà relativamente alla Banca Centrale Europea. Ovviamente soprattutto per quello che riguarda il nostro indice, perché se uno va a vedere lo star vede che sui massimi assoluti, quindi siamo al di sopra dei livelli raggiunti lo scorso febbraio, a conferma che i titoli, diciamo, con una componente tecnologica o perlomeno legati alle infrastrutture con capacità innovative sono salite già moltissimo. Ovviamente perché il nostro FTSE MIB continua a salire dovrà avere la spinta sia delle banche che dei titoli energetici, che sono stati quelli più maggiormente penalizzati durante il 2020, soprattutto nella prima parte, e che nonostante abbia recuperato molto nel mese di novembre avrebbero ancora spazio per crescere. Tanto per dare un'idea, in Intesa da 1,30 siamo in questo momento a
intorno a poco sotto quota 2, eventualmente un superamento 22,4 di FTSE porterebbe intesa intorno anche ai 2,40, e questa è una cosa che vale per moltissimi titoli. Guardavo i titoli, devo dire la verità, in questo momento pochi sarebbero da comprare se non su degli storni significativi oppure su un'eventuale fase di forza che rompa i massimi visti negli ultimi giorni e quindi dia un'ulteriore spinta al mercato. Andiamo a vedere intanto il titolo Moncler che ieri ha acquistato Stone Island, un affare sulla base di una valutazione da 1,15 miliardi, ha calcolato sul 100% del capitale, quindi ha anche spinto un po' la valutazione di Stone Island, una società italiana. Qual è la tua valutazione per quanto concerne Moncler, soprattutto dopo quest'ultimo acquisto? Beh, è una città che mi piace molto per un motivo molto semplice. È una città che piace molto ai millennials per il semplice fatto che coniuga il nuovo tipo di lusso, un modo di vestire lussuoso ma, come si dice, a portata di tutti i giorni, mettiamola in questi termini qua. Quindi è un titolo che farà bene. Adesso ovviamente è salito sui massimi assoluti, a mio avviso è da capire se riuscirà a fare una fase di consolidamento per chiudere almeno la settimana sopra i 43,50, 44 euro, perché questo vorrebbe dire una continuazione del movimento rialzista. Quindi Moncler potrebbe essere un po' il titolo da seguire nei prossimi mesi, quando un po' la pandemia si tornerà verso una normalità, e un po' perché è un titolo che piace moltissimo alla nuova generazione di acquirenti, e sono spesso acquirenti danarosi. Allora Filippo, ci è arrivata una domanda di Pier Ambrogio Cillo, un grande amico di Le Fonti TV, perché ci scrive veramente spesso, ma soprattutto ci scrive per quanto concerne i put di Tesla. Che cosa ne pensi, ecco, di questa opzione? Beh, direi che è la soluzione migliore per trattare Tesla, perché in questo momento, a mio avviso, io pensavo che i $600 fosse il suo tetto, se è riuscito a salire nei giorni scorsi a 6,30, adesso ovviamente Elon Musk, che oltre ad essere un ottimo imprenditore è anche un gran furbone, sta monetizzando questa situazione con un nuovo aumento di capitale, però come tutti i titoli è difficile pensare che possa continuare a salire all'infinito, anche se, ripeto, rappresenta un po' il futuro, se vogliamo, per un futuro che è andato un po' troppo in là. Lo ripeto, Tesla a marzo siamo riusciti noi a comprare delle azioni, valeva fatto dei minimi intorno ai $350 a marzo, ma prima dello split azionario, e quindi dai 300 di marzo, 350, siamo arrivati praticamente a questa quotazione che sarebbe, prima dello split, sarebbe intorno ai $3,000. Questo per dare un'idea di quanto Tesla sia già salita, e niente ovviamente sale in eterno, anche perché il mercato ovviamente, lo vediamo bene, valuta le aspettative, ma dopodiché bisogna vedere un po' di dati concreti. È chiaro che è un titolo che rappresenta il futuro, ma qua stiamo parlando più di strategia che altro, se vale la pena correre dietro col rischio di trovarsi col campanello, col cerino in mano, oppure aspettarlo più tardi. Operare con le opzioni put permette di esporsi a ribasso avendo già un premio pagato, e quindi sapendo già quanto si va a rischiare di massimo, e quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione. Allora, intanto Alessio, un altro nostro telespettatore, si è agganciato al discorso che facevi precedentemente di Tesla, ovvero quando stavi parlando della BCE, quindi stai confermando che dopo i dati della BCE c'è da aspettarsi un sell-off piuttosto che un rally? Ma non è detto, intanto il mercato, come vedete, e soprattutto i mercati europei sono in attesa della BCE ormai da 2 o 3 settimane. È chiaro che, come spesso capita, le aspettative sono molto alte, e tra parentesi, più passa il tempo,
e più diminuiscono quelli che sono le possibilità della Banca Centrale Europea. Ricordiamo che la Banca Centrale Europea ha un mandato completamente diverso rispetto alla Federal Reserve, che è ancora quello della stabilità dei prezzi, su cui Draghi, diciamo così, ha lavorato, ha sforato un po' quelli che sono poi i limiti della Banca Centrale Europea. Ma il problema è che sia Draghi con il quantitative easing, che ancora nel 2014 e adesso la Lagarde, tutte queste manovre teoricamente sarebbero avrebbero avuto lo scopo di dare tempo ai governi di fare le riforme. La conferma che, a differenza della Fed, le manovre della Banca Centrale Europea hanno bisogno anche di una politica fiscale che vada a supportarle, perché sennò immissione di liquidità e acquisto di titoli di Stato effettivamente va a creare delle situazioni positive, ma sempre che rimangono legate solo a poche situazioni. Quindi state a capire che cosa altro potrà fare la Banca Centrale Europea, e i mercati stanno cercando di capire se riusciranno a essere sorpresi. Era una cosa su cui Draghi era bravissimo a fare, quello di sorprendere i mercati. La Lagarde, che non è un economista ma una politica e di professione, e quindi ha un altro approccio di parlare ai mercati, fa molto più fatica a fare. Sì, beh, poi certamente ha delle persone con cui si può affrontare, nel senso che non è che prende decisioni, le decisioni da sola. Intendo dire, la BCE ha un board di economisti molto molto importante. Indubbiamente, però se tu valuti l'operato di Draghi o lo guardi con attenzione, Draghi più che ha avuto grande successo, più che su quello che ha fatto, sulle parole. C'è il famoso whatever it takes and believe it will be enough. Fondamentalmente ha dato quella certezza al mercato senza dover poi fare effettivamente. Io ci sono, ha mandato dei segnali, soprattutto negli ultimi anni la comunicazione è stata molto più importante rispetto alle manovre che sono state effettivamente poi messe in atto. Quindi fai parte di quei analisti che sostengono che Christine Lagarde poteva fare di più o no? Diciamo che non vorrei trovarmi al suo posto, bisogna dire la verità. Poi quando siamo in presenza di situazioni eccezionali, come stiamo vivendo in questo momento, è sempre difficile dire se poteva fare o di più o di meno. Ripeto, lei ha una visione che è diversa rispetto a quella di Mario Draghi. E ripeto, purtroppo anche a mio avviso la BCE rispetto alla Federal Reserve ha dei limiti su quelli proprio strutturali di mandato, su quelli che sono i suoi compiti e sulle sue capacità di azione. Quindi faccio fatica a pensare che potesse fare molto di più. Allora andiamo intanto a vedere l'euro-dollaro che comunque continua a essere, ecco, in questo livello 1,21, tra 1,21 e 1,22 già da un bel po' di giorni. Quali sono i target che possiamo immaginare nelle prossime giornate? Io vorrei i target nel veramente breve termine. Beh, breve termine è abbastanza semplice, 1,22 non è riuscito a violarla, quindi è una resistenza importante, quindi a questo punto potrebbe tranquillamente fare uno storno in area 1,20, mantenendo però sempre un'impostazione rialzista. Il target, e devo dire la verità, pensavo ci mettesse di più, cioè sì, il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro fosse più lento. Invece questa debolezza voluta, a mio avviso, anche dalla Fed del dollaro e che si è accentuata con la nomina della Yellen al segretario del Tesoro, ha accelerato i tempi. Per me il cambio euro dollaro 1,25-1,27 lo farà col superamento di 1,22, ci arriveremo. Onestamente pensavo lo facesse sul target nella prima parte dell'anno, invece mi sta un po' anticipando le mosse. Che cosa è che disturba le banche italiane che oggi sono decisamente in sofferenza, Filippo? Ma disturba un po' la tensione, a mio avviso, a livello politico, quello sì, perché automaticamente poi hanno un impatto. E questa, diciamo che sono, in ogni caso, il settore bancario non è il settore preferito per eccellenza, ha fatto molto molto bene,
perché i cicli ci sono andati bene con l'annuncio del vaccino e il comparto bancario, per carità, non solamente quello italiano, ma se uno va a vedere anche le borse, le banche europee sono mosse tutte nella stessa direzione, hanno approfittato di valori molto bassi per un rimbalzo. Però la problematica in Europa rimane sempre la stessa, con tassi bassi della BCE e lo stiamo vedendo sul rendimento del decennale, la capacità di fare redditività per le banche rimane sempre molto molto bassa, e quindi l'unica cosa che può spingere le banche al rialzo è questa politica di acquisizioni, fusioni e acquisizioni che probabilmente dominerà il mercato anche nel 2021. Tra l'altro da oggi parte il cashback, l'iniziativa del governo. Hai scaricato l'app Io? No, non ancora, devo dire la verità, mi sto tenendo un po' distante dallo shopping per i motivi legati alla pandemia, e di conseguenza non ho tutta questa fretta di scaricarmi un'app, che, e soprattutto anche per le esperienze che abbiamo visto in qualsiasi situazione, nei primi giorni è effettivamente difficile da scaricare, però potrebbe essere anche onestamente una buona idea. Assolutamente sì, non è funzionante in questo momento purtroppo, però ricordo ai nostri telespettatori, dell'Italia. È purtroppo un po' come l'app Gli Immuni, all'inizio ha avuto qualche difficoltà, però il cashback è partito. Tra l'altro la nostra Head of Channel Manuela Donghi ha fatto una pillola dedicata appunto a questo argomento, quindi potete andare e trovarla sui nostri social media, o altrimenti immagino l'avete già vista in diretta sulle fonti per più informazioni. Grazie mille a Filippo Ramini di Giotto Cellino Sim, grazie e buon proseguimento. A voi e buona giornata. Allora, andiamo a vedere, prima di andare nel prossimo blocco, il Mystery Chart. Questa volta abbiamo fatto una scelta molto interessante, sono arrivate la maggior parte delle domande, la maggior parte delle risposte sono corrette, perché c'è stato un indizio molto importante, uno solo ma importante, è un cross, un cambio valutario, quindi immagino che per tutti i nostri telespettatori, seguaci anche sui social media, è stato molto facile riconoscere il grafico. Trading the Markets esattamente alle 17, il che vuol dire tra 5 minuti. Rimanete con noi.